I Margotti in questo momento si trovano con Antonio, anzi Perfetto. direbbe qualcuno Cantonio, Antonio, bravo. direttamente. Antonio, ciao, come stai? Tutto bene, ragazzi. Voi? Tutto a posto, grazie. Possiamo anche parlare della famiglia Sì, tua, di mamma, babbo, stanno Dino, bene, aspetta, stanno aspetta, io ho un po' di febbre, cioè... Hai un po' di febbre? Ma mi interessa lui, non tu, capisci? Agli ascoltatori questo Scusa. interessa Vabbè, relativamente fuori uno, poco. Fuori uno, se ha la febbre fuori, non voglio no, essere... No, vuoi prendere il mio posto? No, sei no, sicuramente no. più bravo di me, sicuro. Bravissimo. Anche perché a lui, se prende la febbre, fa fatica ad usare la voce, visto e considerato che si trova qui a Radio CRC sì. per la full immersion in comunicazione radiofonica. Signori e signori, ultimi due posti disponibili. Ma quanto sei marchettone, ma le prime 50 telefonate e anche un pratico evidenziatore, signore e signori, ecco, attenzione. Per... Mi state per caso prendendo in giro? Assolutamente no, no. Mariangela, quella dietro, okay, ha organizzato tutto il cucuzzaro. Sì. Antonio, grazie, dacci grazie. Un po' un parere, se ci puoi dare un parere, se ti va di darcelo, altrimenti possiamo anche salutarci qui, darci un bacetto e poi andare a casa, sì, su tutto quello che hai fatto, questa full immersion in comunicazione radiofonica. Allora, anzitutto ringrazio Mariangela che è qui presente e voglio farlo pubblicamente perché veramente è stata un'esperienza bellissima che consiglio e spero si ripeterà. Quindi ragazzi, affrettatevi, fate un'esperienza. Non ho pagato, però sta qua perché è la mia garanzia, perché questi tre mi vogliono fuori. E, è un'esperienza bellissima, ti dà l'opportunità di scoprire e capire meglio capire. Il mondo della radio. Infatti oggi c'è ospite Rosaria Renna, sì, abbiamo avuto anche Noemi, le speaker e conduttore radiofonico, c'è Max Poli che una è guida unica, esagerata, anche perché è un'istituzione. Bravissimo. Della radiofonia italiana. Sì. Certo. Bene, io ho chiesto a tutti un voto finale, ovviamente penso sia alto. Sì, ma non posso dare un voto, è talmente tanto alto che non riuscirei a darlo. Un attimo, perché Antonio è convinto di stare a uomini e donne, perché guarda la telecamera così, non posso, e dico non posso dare un guarda, voto. Guarda, saperlo meglio di me che bisogna guardare sempre la telecamera. Non bisogna, anzi no, scusami se te lo dico, io da critico cinematografico ti dico che la telecamera non si guarda mai. Due buffoni in diretta. Oh, due al prezzo di uno, vabbè, il voto in chiusura qual è? Vabbè, il massimo. Cioè? Da 1 a 10. Cioè. No, da 10 a 1000. 10 con la lode, potrebbe essere da 1 a 30, 18 a 30, che sono unità di misura ai più sconosciuti. Grazie Antonio, fuori dal... Vai pure! Ciao. Arrivederci! Ben ritrovati a Radio CRC Targato Italia, Rino De Niro, Peppe C e Danny D a tenervi Ciao. Compagnia, ma oggi abbiamo un ospite importante perché sì. è qui con noi, ci è venuto a trovare direttamente dalla Sicilia, dalla terra di Montalbano e degli Arancini. I Negramaro. No, i Negramaro vengono dalla Puglia, sei un cocomero, tondo. Nella Sicilia, sì. in Sicilia ci sono sì, gli Arancini, Montalbano. Sì. Fiorello, bravo. Siciliano, figlia. E anche lei, diamo il nostro benvenuto a... Sara. Sara, cosa ci fai qui? Allora, io sono qui per seguire la full immersion in comunicazione radiofonica che Radio CRC Targato Italia ha organizzato in questi 4 giorni folli, praticamente, sì, perché insomma sono 4 giorni che siamo chiusi dentro una stanza a fare di tutto, e insomma dovrebbe essere anche più lungo e noi ce ne saremmo accollati comunque. Però io volevo fare una puntualizzazione. Ormai sei padrona, vuole rubarci il lavoro, però va bene. In Sicilia ci sono gli arancini. Sì. Avete già sbagliato tutto, perché gli arancini non sono arancini, non sono maschi, ma sono femmine, le arancine. Le arancine. Hai fatto una brutta figura. A parte il fatto, io ci tengo a puntualizzare, sì, insomma è la mia terra, e sì, sapete che noi siciliani siamo molto permalosi. Si divide in due fasce la cosa. La costa orientale della Sicilia li chiama arancini. Cioè l'East Coast. Un attimo, prego, base quark, sì, gentilmente, se si può avere, vai. La costa orientale della Sicilia chiama le cosiddette palle di riso con l'interno in carne o eventualmente al burro arancini, mentre la costa occidentale, sì, che è anche la parte dove eventualmente nacquero queste benedette arancine, sì, le chiama per l'appunto arancine femmine. Sì, ma dove sono adesso queste arancine? Bello. Cioè, non le vediamo. Cioè, stiamo parlando, ci è venuta tanta fame. Mi telefonavate un po' prima. Io le Palermo o Catania in chiusura?
Palermo Catania in chiusura che significa? Squadra di calcio, perché squadra tifi Palermo Catania? Nessuna delle due, perché guarda, già capire che ci sono 24 sono 22, no? 22. Se fossero in 24 ci sarebbero dei problemi. 22 che sì. Girano attorno alla palla, insomma, per me sarebbe più interessante se ci fosse un'arancina. Vabbè, che sempre di forma sferica è, intendiamoci però. Beh, sai come si chiamano le arance a Napoli? Aspetta che lo so, no. I purtuali, come una nazione. Puro dalle parti mia. Possiamo, quanta cultura, possiamo ragazzi, salutarla oggi. E congedarla, sì, congeliamola. Ci può dare anche un voto a questa full immersion offerta da Radio CRC in collaborazione con l'Art Accademia Radio Televisiva di Roma. Noi gli diamo almeno un 9, anche perché deve finire, penso che entro i prossimi due giorni il 10 se lo piglia. Va benissimo, va benissimo. Claudia saluta. Ciao. Radio CRC Targato Italia, oggi in compagnia di una ragazza bellissima, quanto bravissima, facciamo dire a lei il suo nome. Ciao. Buonasera, sono Mary. Ciao Mary. CRC Targato Italia. Cosa ci fai qui e perché sei venuta? Beh, allora, sono venuta perché volevo mettermi in gioco, volevo fare questa prova radiofonica perché adoro il mondo della comunicazione. Grazie a CRC Targato Italia, diciamo, è stata una bella opportunità perché era una cosa organizzata molto seriamente. E ho avuto la possibilità di fare questa full immersion in comunicazione radiofonica, sì. Radiofonica. Quindi sono stati 4 giorni, domani sarà l'ultimo giorno, oggi sono anche bellissimi ospiti, andremo anche un po' in diretta, ci divertiamo. Oggi abbiamo avuto la possibilità, anzi hai avuto la possibilità di conoscere un mostro sacro della radiofonia italiana, Rosaria Renna. Sì. Cosa te ne pare? Provi invidia quando l'hai vista, hai provato un po' di invidia. Sì, invidia assolutamente. Sì. E poi vabbè, comunque è forte, cioè è un personaggio molto sincero. Magari a volte ti aspetti da queste persone che ti dicono un sacco di frottole, no vabbè, ma tu vai, spingi. Io sono, io faccio, sì. Io dico, io conto, si invece dice a Napoli. No, invece devo dire è stata molto sincera dall'inizio alla fine, quindi è molto apprezzata. Ti sei emozionata? Emozionata sì, ma in tutti questi giorni, anche conoscere i ragazzi, Max, le ragazze di CRC. Sì, perché per chi ci sta vedendo, avete perso una possibilità enorme, non solo di immergervi nella comunicazione radiofonica, ma c'è tanta gnocca, appunto, prima, infatti lei è nella dimostrazione vivente. Dimostrazione. Ma poi mi sembra un grande fratello degli speaker radiofonici. Sì, è troppo simpatica sta cosa. Cioè, sono nati amori, amicizie, quindi voi che ci state vedendo da casa, voi che avete la voglia di azzannare questo microfono, avete perso un'occasione che forse non vi capiterà più. Ho appena finito di mangiare una sfogliatella, oltretutto, quindi stiamo benissimo. Ci si diverte, dolce, radio. Ci si innamora, ci si fa amicizia, sì. Si fanno le prove al microfono, si vive un mondo che è comunque bello, sì, come sì, quello sì. Della radio, e in più si mangiano si anche ride, si sorride, si le sfogliatelle. Rosaria Renna, signori, ha mangiato 2 sfogliatelle, questo è uno scoop, mi raccomando, segnatelo, perché Rosaria Renna non è, ecco, proprio impeccabile, perché davanti alla sfogliatella e alla riccia anche Rosaria Renna ha perso un po' anche perché all'inizio ha detto di no, ha fatto un attimo, ma poi dopo 2 secondi ci sta sì, Mary, allora io ti ringrazio, ti saluto, voto finale a tutto quello che hai vissuto in questi giorni. Voto finale non lo posso dare perché siamo ancora a sabato e domani è domenica. Fai finta che oggi sia però domenica e non farmi fare brutta figura, Mary. Voto finale e 10 anche per la sincerità di tutta la situazione. Vabbè. Ho fatto tante cose, questo è stato molto sincero. Ciao Mary, ti ringrazio. Grazie, ci vediamo in Italia. Bye. Un saluto agli ascoltatori.